Grazie principalmente però a Sonia Alfano e alla sua famiglia. Non potrò mai dimenticare come il mio percorso da illustre sconosciuto, da soggetto agitato come un mostro, come pericolo, come il più grande scandalo della Repubblica, appena un anno fa, sia iniziato con la prima uscita in pubblico, la prima volta che ho parlato alla presenza di persone esattamente un anno fa, da questo stesso posto, con accanto Antonio Ingroia, grazie a un invito che la signora Sonia Alfano, con la quale ancora ci davamo del lei, per un grande rispetto reciproco che ha caratterizzato la nascita e l'evoluzione della nostra amicizia, un'amicizia assolutamente disinteressata, perché io non potevo dare niente a lei se non guai insieme ai miei, non potevo promettere nulla. Altrettanto lei non poteva né dare né promettere nulla, era un'illustre sconosciuta. Non era nemmeno parlamentare europea ed era lontano da lei persino l'idea che forse sarebbero pure celebrate le elezioni europee, perché noi non teniamo, contrariamente a quanto fanno altri, il calendario delle scadenze elettorali per regolare le iniziative pubbliche e le prese di posizione politica. E queste sono le amicizie più belle che nascono nella vita, quando nascono senza un rapporto di interesse. Non vorrei essere frainteso e travisato, visto che peraltro Sonia è anche una bella donna, nel dire che sono le più belle storie d'amore che nascono quando ci sono sentimenti e quando ci sono valori che uniscono le persone. E io oggi sono qua e sarò qui l'anno prossimo e sarò qui tra 2 anni e sarò qui fino a quando Sonia avrà il coraggio, la sfrontatezza, anche con quel cattivo carattere, perché credetemi, certe volte bisogna essere veramente forti e intelligenti per riuscire ad apprezzare Sonia ed apprezzarla proprio per quelle che sono le sue qualità migliori, per quella che è la sua grande capacità di non piegarsi mai, di rimanere sempre rigida, di non accettare io non so cosa sarebbe stato di me se non avessi conosciuto Sonia Alfano, se attraverso Sonia Alfano non avessi conosciuto l'avvocato Repici che mi ha egregiamente difeso in tutte le sedi processuali in cui hanno cercato di dipingermi come un mostro, come un delinquente, profittando anche della riservatezza, del silenzio con il quale avevo sempre lavorato e subito senza mai replicare, al punto che anche persone per bene delle istituzioni e della politica pensavano di me le peggiori cose. Ora che queste cose le abbiamo messe in pubblico, ma è solo l'anticipo, cominciamo a cogliere tutti il piacere, la felicità di un percorso di conoscenza che non è più del singolo investigatore, del singolo inquirente, ma che è un percorso comune che comincia a essere condiviso con tutti e con i giovani che si stanno appassionando a queste vicende, a questi fatti che appartengono alla storia d'Italia, una storia d'Italia che in molti hanno cercato di nascondere nel nome delle false verità costruite per imbastire dei processi farsa come quelli sulle stragi, grazie alle quali tanti politici e tanti uomini delle istituzioni hanno fatto delle carriere. Giorgio Alfano, di cui parlerò dopo, ma non ha visto mai uccidere magistrati, perché qui la mafia probabilmente i magistrati ha fatto prima a comprarli, fatto prima a farmi passare dalla propria parte. E probabilmente la stessa cosa è avvenuta in Calabria. E quel sangue e quei morti, quelle lacrime che abbiamo versato e quegli uomini che ricordiamo, che non dimenticheremo mai, con quel grande sacrificio sono riusciti a far erigere una barriera, un grande muro, che in città come Palermo, dopo gli attentati del 92, ha consentito di stabilire chi sta da una parte e chi sta dall'altra.
E così nella vostra città muore un giornalista coraggioso che Beppe Alfano, ucciso con tutti i killeraggi, tutte le cattiverie, tutte le menzogne, tutte le meschinità che vengono dette e che vengono dette e postulate anche da certe parti politiche, che erano quelle parti politiche che Beppe Alfano rappresentava. Beppe Alfano era un uomo di destra, era orgoglioso di essere un uomo di destra. Beppe Alfano è stato ucciso e tradito da quella destra nella quale lui credeva, quella destra che propugnava ideali di giustizia, di legalità, di ordine, quella destra che si stava rinnovando in un percorso che doveva portarla alla democrazia. Quegli uomini di destra che nel 1992, nel 1993 riuscirono ad essere eletti nell'unica elezione con la quale conseguirono i voti di preferenza, mi riferisco a Gasparri, che mai sarebbe stato eletto, nemmeno se si fosse candidato nel suo condominio come capo scala, non come capo scala. Sono persone che hanno strumentalizzato, andandosi a togliere la pelle dalle mani, a battere ad Antonio Di Pietro che faceva le indagini a Milano, i cortei, le manifestazioni di La Russa, di Gasparri, con le dichiarazioni di Gasparri, ancora dovrebbero vergognarsi a rileggere le agenzie quando vomitano veleno, cattiverie, infamie nei confronti di uomini che hanno combattuto per affermare i principi di legalità e che se sono andati e se sono accodati alla politica lo hanno fatto perché le istituzioni non sono state sufficientemente capaci di garantirli, di continuare a preservarli affinché potessero fare il lavoro che facevano. E questa destra, che osannava Di Pietro, che osannava Mani Pulite, che tirava le monetine contro Craxi, ora è la stessa destra che vuole intitolare la via a Bettino Craxi, è la stessa destra che sorregge Silvio Berlusconi, è la stessa destra che vota contro l'arresto e per la fiducia a un sottosegretario del governo Berlusconi di cui la procura di Napoli e il magistrato il giudice di Napoli delle indagini preliminari ha chiesto l'arresto. Ecco, questo è un ulteriore tradimento a Beppe Alfano, questa è un'ulteriore uccisione continua che gli uomini e le persone che gli credevano e che lui pensava fossero amici gli hanno fatto. Io ho apprezzato moltissimo una scritta che ho visto in un cartello entrando nell'autostrada di Barcellona. Vorrei conoscere e abbracciare chi l'ha scritta, una scritta che faceva riferimento a Nania. È una delle cose più intelligenti che ho letto a Barcellona negli ultimi anni. Vi consiglio di rileggerla quando passate e quando riverrete nuovamente a Barcellona. Si riferisce che cos'è, che cosa ha fatto Nania per la sua città e per la sua provincia. Ecco, io sono sicuro e mi auguro che questa ricorrenza, che questa testimonianza, che questo modo e questo impegno, questa solidarietà che c'è di tanti giovani per quegli ideali di giustizia che proprio Beppe Alfano rappresentava venga riconsiderata nel valutare quella che è la fiducia e il credito che quegli uomini di destra hanno dato a un partito di centrodestra che non è più quello che aveva lasciato Beppe Alfano. E non si può non tenere conto di questo nel momento in cui ci accingiamo ad assistere al varo di norme che porteranno una volta per tutte alla fine del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, riforme del processo penale, riforme delle intercettazioni, affermazione del principio secondo il quale chi è ricco, chi è potente può restare impunito, specie se si chiama Silvio Berlusconi o se è amico degli amici di Silvio Berlusconi. Il ricordo di Beppe Alfano ci deve portare a tenere alta la guardia e a non risparmiare nulla di critiche e di censure, anche a chi opera all'interno delle istituzioni, oltre che nella politica, a chi opera all'interno degli apparati dello Stato, di quei servizi di sicurezza che sono sempre più deviati e che sono sempre più incontrollati e incontrollabili, perché tutte le volte che spuntano le magagne immediatamente viene opposto il segreto di Stato. Io sono stato sentito dal Copasir per una giornata intera, fino alle 8:30. Quando iniziai a parlare di alcuni argomenti, iniziamo a
verbalizzare su alcuni argomenti, mi sono cominciati a venire mal di pancia a tutti, da Rutelli a Cicchitto a Quagliariello. A quel punto chi aveva il pendolino, chi aveva l'aereo, chi doveva andare via, si aggiornarono, dissero che dovevano risentirmi, non mi hanno più chiamato. Quel verbale doveva andare alla Procura della Repubblica competente, almeno 7 Procure della Repubblica dovevano essere competenti a ricevere quel verbale. Su quel verbale è calato il segreto di Stato. E con lo stesso segreto di Stato si stanno coprendo gli spioni Telecom, si stanno coprendo quegli uomini deviati delle istituzioni che dossieravano magistrati e politici. Ecco, credetemi, per avere una dittatura non occorrono altre cose. Oggi non c'è più l'olio di ricino, oggi non ci sono più le carceri che magari nel periodo del fascismo hanno creato gli eroi, hanno creato i Gramsci, hanno creato i miti. No, oggi si gioca direttamente sull'informazione, oggi si cerca di controllare l'opposizione, oggi si controlla la magistratura attraverso nomine, promozioni, incarichi, nomine a capi di gabinetto, nomine a capi di uffici giudiziari che devono garantire impunità e sicurezza a chi vive nel nome del malaffare. Queste occasioni, questi incontri, questo sacrificio che questi giovani che sono venuti da tutte le parti d'Italia per stare oggi vicino a Sonia, nel suo paese, nella celebrazione di suo padre, devono restare un ricordo, perché è l'unica cosa, credetemi, di cui costoro hanno più paura, perché costoro non hanno più paura di nessuno, non hanno più paura del Parlamento che controlla, non hanno più paura dei giornali, non hanno più paura della televisione, non hanno più paura della magistratura, non hanno più paura dei carabinieri, della polizia, che purtroppo continuano a disarmare ogni giorno di più, semmai avessero intenzione di fare qualcosa di serio. Questa gente ha paura di voi, ha paura di quello strumento che si chiama computer, della rete a cui quel computer è interconnessa, di quel meraviglioso, di quel grande strumento di democrazia che consente in questo momento in tutto il mondo a chiunque di vedere questo e di portarlo in rete e mantenerlo per sempre, per i prossimi 1000 anni, per renderlo fruibile a chiunque avrà la volontà di andarsi a consultare, a sentire e vedere quello che noi oggi abbiamo fatto. Ecco, queste sono le nostre armi, sappiamo le utilizzare, perché con queste armi renderemo giustizia al sacrificio di quei morti che, come Beppe Alfano, hanno lottato con noi.